Buona giornata, spero in bene per tutti voi. 13 maggio, questa memoria ci riporta al 13 maggio del 1917, quando tre pastorelli molto semplici, poveri, Lucia, Francesco, Giacinta, a Fatima, ebbero la visione proprio della Madonna. La descrivono così, come una signora tutta vestita di bianco, più splendente del sole, con in mano il rosario. Questa memoria ci riporta ovviamente quindi a un saluto oggi mariano, alla recita del rosario come preghiera forte del cuore, non tanto sulla ricerca dei tre segreti, soprattutto sull'ultimo che è stato rivelato nel 2000 da Giovanni Paolo II, ma come dice l'attuale Papa Emerito, Benedetto XVI, quando era cardinale, diceva che il vero significato dei segreti di Fatima è il fatto che noi scopriamo il cuore immacolato di Maria. E cosa vuol dire? Che il nostro cuore è talmente unito con tanta voglia al cuore della Madonna dentro l'intuizione del progetto di salvezza che Dio ha per ognuno di noi. Allora ecco il valore di questa giornata, la ricerca del progetto che Dio ha per ognuno di noi. Vale per i grandi, vale per i piccoli, vale proprio per ognuno. Oggi, proprio recitando il rosario questa mattina, pensavo alle tante definizioni che si danno. Una che ho notato in questi giorni è la preghiera dei semplici in modo semplice. Però non credo sia proprio così. Non so se il rosario è proprio una preghiera semplice. È una vera preghiera. Pensate al tempo che noi dedichiamo nella recita delle Ave Marie. Pensate alla meditazione del mistero, pensate proprio al cuore, come si unisce nell'intimità a Maria durante questa preghiera. Allora sì, è vero, è la preghiera semplice per i semplici, però per renderci veramente forti davanti alla potenza di Dio che si è fatto proprio uomo attraverso il sì di Maria. È così che vi voglio salutare e augurarvi una buona giornata. A presto!